Piacenza manca un'agenzia che possa gestire a livello territoriale le politiche di marketing e di turismo, un soggetto che possa mettere in rete le tante bellezze storiche, artistiche e culturali. Tutti concordi, gli ospiti di Fuori Sacco, la trasmissione condotta dal direttore di Telelibertà Nicoletta Bracchi e dal giornalista Michele Rancati, che hanno approfondito proprio il tema dell'accoglienza turistica nel nostro territorio. Prima parte dedicata al report che la provincia, rappresentata da Vittorio Silva, ha presentato nei giorni scorsi. Numeri che vedono arrivi in aumento, ma tempo di permanenza in calo. L'assessore di Bobbio, Simona Innocente, ha contestato alcuni dati basati su poco omogenei criteri di calcolo delle presenze. Vorrei tranquillizzare tutti. Bobbio non ha assolutamente una flessione del 62% 9 come si legge qui delle presenze e del meno 53,1% degli arrivi su base annua, quindi facendo riferimento al 2014. Allora, questo è successo e si spiega perché è doveroso spiegarlo. C'è stato un errore, ci siamo già spiegati con la provincia. A Castellarquato il problema è un altro. La struttura alberghiera più importante non riesce ad accogliere un gruppo che può essere quello di un pullman, quindi senz'altro, infatti ne parlavamo prima, quando abbiamo questi circuiti organizzati si devono poi dirigere altrove per poter nelle località vicine per poi accedere da voi, per poi visitare sì, voi? Non neanche molto vicine, perché parlavamo di Salso Maggiore, quindi addirittura fuori provincia. Se non nei dintorni, però ci spostiamo verso Cadeo. Per Ludovica Cella dell'Associazione Albergatori c'è poco collegamento tra le strutture ricettive e le bellezze della città. La realtà nostra è che ormai tutti gli alberghi sono periferici e un grosso problema sono i mezzi di trasporto. Certe strutture non sono ancora oggi raggiunte dagli autobus. Il presidente di Piacenza Expo, Angelo Manfredini, e il conte Orazio Zanardi Landi, presidente dei Castelli del Ducato, hanno aperto con il tradizionale timbro la seconda parte. Manfredini ha sottolineato come gli eventi fieristici e i convegni, anche universitari, attraggano molti esperti e operatori economici che potrebbero essere poi trasformati in turisti. Ma Zanardi Landi ha ammonito sull'esigenza di migliorare l'offerta e creare un vero e proprio circuito, tanto in città quanto sul territorio. Bisogna mettere in rete le cose che ci sono con le cose più semplici e senza il problema delle risorse, ecco. Perché ogni voce, parliamo di palazzi, di chiese, del teatro, di cose, devono essere messi in rete, cioè devono essere visitabili in qualche modo. Palazzi, non si può vedere 100 palazzi, però si può segnalarli bene esternamente, dare delle piccole schede dentro i portoni, fare un lavoro che serve per il turismo, come molte città hanno. Vedete Torino che ha fatto, c'ha tutte queste cose. La gente, non è che ci vogliono neanche dei grandi soldi, però se tu non sai quando puoi andare a vedere, abbiamo fatto una pubblicità sulla metropolitana, chiese di palazzi, città di palazzi e di chiese. Quando è arrivato qui il weekend dopo, tutti i palazzi e le chiese erano chiusi. La puntata di Fuori Sacco andrà in replica domani alle 17 e alle 23, sabato alle 11 e alle 20:30, domenica alle 13 e alle 20:05.